gol che ha regalato l'unica vittoria fin qui ottenuta da Olivieri nel 2-1 contro il Bologna. No. Prova Magallanes, palla che gira, Buffon con i pugni. Brivido. Qua libera la Juventus con questo rilancio di tacchi. Ferrante che ha tentato una conclusione difficilissima, difatti non ha trovato la porta qui. Apre Ferrante, si è allargato a destra Lucarelli, attacca il Torino, parte Lucarelli, c'è Montero su di lui. Lucarelli osserva il movimento di Ferrante, le attraversone, poi ce le prende di Buffon. Lucarelli si è allargato molto bene sulla fascia, però dentro l'area di rigore non c'era nessuno. Sarò Lippi, una vittoria e 7 sconfitte. Nettamente De Ascensis con l'anca. Questa è l'esultanza del dottoressa da parte di Bucci. Palla in verticale proprio di De Ascensis, fuori misura per Lucarelli. Birindelli. Lucarelli deve uscire dalla fuorigioco, invoca la pallone a destra di De Ascensis, pallone in verticale. Lucarelli poteva inserirsi, ha rischiato un po' Montero, ma c'era Buffon tempestivo nell'uscita. Sì, aveva fallito più l'estero Ferrante che spazza. Viene fischiato al Ferrante, ma poteva fare diversamente con la Juventus in pressing. Buffon sale addirittura sulla propria tre quarti. Lancio nella zona di Nedved, duello aereo con De Ascensis, la spunta Nedved. La pallone finisce direttamente in fallo laterale. Palla in profondità, scatta Lucarelli, esce Buffon. La Juventus riparte con Thuram. Arriva innocuo nella zona di Buffon. Il secondo gol ha fatto male al Torino. Ancora Castellini, sempre Camoranesi in copertura, parte un altro cross a cercare Lucarelli che non prova neanche a staccare, troppo alto il pallone. Facile preda di Buffon. Thuram. Considerato il parziale di sicuro sbagliato il pronostico, il sindaco di Torino Chiamparino, noto tifoso granata. Castellini si propone con Ticchio, su Castellini c'è Thuram. Il cross di Castellini arretrato, c'è un colpo di testa all'indietro di Tacchinardi, diventa un passaggio impeccabile per Buffon, gittata da Discobolo come la sua mamma. Parte Ferrante, il tiro, Buffon! Ed è una serata tutta bianconera. Sì, molto bravo Buffon sulla sua sinistra, si è lanciato in quel tempo giusto, ha parato questo. De Santis richiama soprattutto Nedved, mentre questa la conclusione di Ferrante non angola a sufficienza, ma grande intuizione da parte di Buffon. Buffon è il portiere più pagato ormai arrivare alla vetta della classifica. Lippi aveva detto non è importante adesso conquistare la vetta. Ferrante lo difende dall'attacco di un avversario, si trattava di Montero, gli sradica i palloni dei piedi Tacchinardi. La Juventus riparte con Thuram. Montero, quantomeno nel Torino Olivieri può apprezzare il fatto che la squadra dopo aver subito il terzo gol non si è andata completamente in barca, ha opposto una esistenza dignitosa alla Juve che memore Aretti. Maspero, salone in verticale troppo lungo, Buffon. La Juventus l'ha pagato 4 milioni e mezzo di euro più il cartellino di O'Neill, quello lasciato fino a giugno in prestito al Perugia. Potrebbe tornare al derby di Milano tra Inter e Milan. Montero, disimpegno su Buffon. Emblematica anche la differenza del possesso palla, quasi 31 minuti per la Juve contro 22 minuti e mezzo della